Appuntamento con i tre punti per l'Avellino che ospita il Livorno di Cristian Panucci al Partenio Lombardi, consueta conferenza stampa della vigilia di Attilio Tesser che ha sottolineato la voglia dell'Avellino di tornare alla vittoria dopo un digiuno che dura dal derby con la Salernitana. Decisione, compattezza, cattiveria agonistica, questi gli ingredienti per D'Angelo e compagni. Andiamo allora ad ascoltare le parole di Attilio Tesser in conferenza stampa. Ma io quello che mi auspico, una squadra compatta, decisa, molto cattiva sotto l'aspetto agonistico e che abbia quella fame superiore a loro e che cerchi in maniera assoluta questi tre punti che sarebbero molto molto importanti per noi. L'importante è fare una prestazione valida sotto tutti gli aspetti, che siano quelli tecnico-tattici, perché di fronte abbiamo una squadra di qualità, che ha delle individualità molto, molto importanti, soprattutto davanti, quindi non concedere ripartenze, che giochiamo su ritmi, su intensità, che deve far parte del nostro modo di giocare a pallone. Se rallentiamo, diventiamo prevedibili, lenti e concediamo all'avversario veramente facilità di stopparci. Quando giochiamo con intensità, siamo riusciti a creare parecchie situazioni importanti. Quindi mi aspetto questo Avellino, grintoso, che abbia quella volontà, che non ci siano tensioni che non ci devono essere, dove tutti possono esprimersi al meglio delle proprie possibilità. Mister, il Livorno si annuncia come squadra alquanto pericolosa, soprattutto fuori casa per le ripartenze. Praticamente dopo la scoppola cioè prima della scoppola di Spezia era passata brillantemente a Brescia, insomma una squadra da prendere assolutamente con le molle. Beh, questo è sicuro, lo dico sempre, noi non ci possiamo permettere di sottovalutare in maniera assoluta nessuno, ma in maniera assoluta. Tutte le dobbiamo rispettare. Loro, l'ho già detto, hanno anche dei giocatori di qualità importanti, penso che sia una squadra forse inaspettatamente nella zona centro-bassa classifica. Detto questo, però, io ribadisco che detto del valore, quello che conta è quello che riusciremo a fare noi. Riusciremo a dare intensità, qualità anche di manovra sicuramente, se c'è la convinzione, la voglia di lottare palla su palla più dell'avversario, di correre più dell'avversario, è quello che mi aspetto dalla mia squadra. Che poi dobbiamo stare a rispettare molto loro, questo sicuramente. In piena umiltà, ma anche in consapevolezza delle tue forze. E devi avere quella cattiveria che... Ma non è che ci sia mancata, che però se quello che abbiamo avuto non è stato sufficiente a farci vincere queste due partite, che secondo me sono state due partite, sia a Vicenza sia in casa con il Bari, dove abbiamo perso dei punti, di volerli domani riconquistare. Mister, buonasera. Tre partite in 8 giorni, come ha pianificato la gestione del turnover e poi le ultime sulle condizioni di Castaldo e Frattali? Allora, pianificazione, io si pensa sempre a partita per partita, la prima. È chiaro e evidente che poi una rotazione minima ci sarà, soprattutto martedì, perché hai un giorno in meno di recupero e si gioca veramente su ritmi ravvicinati, quindi un qualcosina. Dentro la mia testa posso anche pianificare un qualcosina, chiaramente c'è un'idea anche di un eventuale, però la concentrazione è solo sulla prima, perché conta sempre solo esclusivamente la prima partita che si gioca e quindi la concentrazione è quella. Domani giocherà la miglior formazione che ritengo di poter mandare in campo dal primo minuto, poi penseremo dopo eventualmente a quell'altra. Domani si pensa solo esclusivamente a questa. Scusami, Castaldo e Frattali. Frattali purtroppo ha avuto una distorsione alla caviglia, si è allenato a parte oggi. E penso che per domani non ci siano problemi. C'è. Invece Gigi no, Gigi è fermo. Oggi per la prima volta non ha fatto piscina, ha fatto qualche corsetta, camminata per il campo. Spero di averlo a disposizione perlomeno per la panchina martedì. Ecco, adesso guardiamo martedì su Castaldo. Per domani no, sicuro non è nella lista dei convocati. Mister, buonasera. Buonasera. In mediana D'Angelo e Sbaffo potrebbero rientrare domani dal primo minuto? Penso che D'Angelo sì, D'Angelo ci sarà e Sbaffo in ballottaggio per giocare anche lui in un ruolo anche suo. Mister, a proposito di Sbaffo, finora praticamente ha giocato due
gare dall'inizio con la Salernitana all'esordio e con il Cagliari, poi sappiamo com'è andata contro i Sardi. Una cosa c'è da rilevare, che in realtà lui era atteso come il nuovo trequartista. A gennaio si era considerato che fosse il nuovo trequartista dell'Avellino, atteso quello che aveva fatto lo scorso anno proprio qua. Lei lo ha impiegato da centrocampista, questo che significa? Che non lo vede proprio come soluzione alternativa a Insigne? No, non è così assolutamente. Ne avevamo parlato la settimana scorsa, mi sembra, una domanda di Sbaffo, perché è arrivato e gioca. Io sono partito in questo campionato con Insigne e poi con Bastien, che ho così trovato quel ruolo, e mi sta dando grosse soddisfazioni questo ragazzo lì, in quel ruolo lì. Abbiamo trovato un equilibrio di squadra lì e Sbaffo è arrivato, mi ha detto settimana scorsa, perché il mercato ha detto che doveva arrivare Sbaffo, è arrivato Sbaffo qui. È tenuto in considerazione come trequartista, ma anche come interno, visto che lo può fare bene, a seconda della partita. Sbaffo è arrivato da poco, ha fatto 5 partite con noi, è stato a disposizione, che una era squalificata, ne ha giocate 4, 2 da titolare e 2 da è subentrato, quindi ha avuto sicuramente il suo spazio. Poi se l'ho impiegato da interno, perché evidentemente lo ritenevo che mi servisse quel tipo di giocatore. Quando lo vedrò con continuità anche sul ruolo di trequartista, lo proverò. Però io so una cosa sola, che Bastien mi sta dando delle garanzie straordinariamente importanti per l'equilibrio di squadra. Sta facendo delle partite, mi permetto di dire, che l'ha messo in vetrina importante. Quindi io sono assolutamente soddisfatto e quindi non vado a cambiare in qualcosa che mi rende soddisfatto. Mister, buonasera. Le volevo chiedere una cosa riguardo ai gol. Cioè, le partite sono state perfette sia con Vicenza che con il Bari, a mio avviso, però è mancato il gol nel secondo tempo con il Bari e con Vicenza tutta la partita. A suo avviso è mancato anche un po' di cattiveria in zona gol negli ultimi 20 metri, e mi riferisco al palo di Tavano, a Mukulu che tocca la palla 2 volte prima di tirare, oppure alla palla non passata da Roberto Insigne contro il Bari a Castaldo solo in aria. Se a suo avviso è mancato un poco di questa cattiveria, mi lasci passare il termine, anche un po' di sufficienza forse in zona gol. Allora, perfette no, se fossero state perfette avremmo vinto. Diciamo che sono state due buone prestazioni, questo sì. E ci è mancato il gol, e effettivamente, viste le occasioni anche che si sono create, no? Sarei più preoccupato se non le avessimo create, invece ci sono state e le abbiamo sbagliate. Mi verrebbe facile dire più cattiveria, perché è l'unica risposta che ti dai poi quando fai. Sinceramente non ho visto leggerezze, e quindi questo, quando non c'è leggerezza, è già un qualcosa. Potevamo essere più decisi, più cattivi? Potrei dirti di sì, ma quando magari Mukulu stoppa male la palla, si allunga, lì non è cattiveria, lì ha fatto un errore tecnico nel primo controllo, la palla si è allungata e poi non è facile dopo a concludere. Diciamo che dobbiamo esserlo più cattivi, perché quando giochi un tot pallone, col Bari in particolare, dentro l'area avversaria, tra forza fisica e anche un po' di qualità tecnica lì dentro, si può chiedere di avere più cattiveria ancora, sì, questo sì. Proprio di avere quella voglia, non dico di sfondare la porta, ma di andare a far male all'avversario con continuità, dove non c'è mai una palla persa. Questo vale per i difensori nel recupero palla, o per i centrocampisti, deve valere per gli attaccanti. Quando sei dentro l'area di rigore per un tanto tempo devi castigare. Poi nell'azione singola si usa dire bisogna essere cinici, bisogna avere più cattiveria, perché non si sa come giustificare, no? Ma se abbiamo visto Zecco sbagliare quel gol con Real Madrid, ci sta che anche si sbagli un minuto dopo l'ha fatto. Il calcio è questo. Però anche a me mi viene da dire più cattiveria. Lo sto ribadendo tutta questa settimana ai miei attaccanti, perché anche in allenamento in questo periodo facciamo un po' più fatica a fare gol. Quindi un po' più cattiveria gli sto chiedendo, questo sicuramente. Mister, abbiamo parlato di centrocampo. Le chiedo se la difesa può essere confermata e se è già il momento di João Silva o lo sarà a Brescia. È un'opportunità che vaglierò stasera, facciamo reso conto anche dell'ultimo allenamento, le ultime valutazioni. Posso dirlo che se non è domani di partenza potrà esserlo sicuramente martedì, cioè se non gioca domani giocherà martedì sicuramente. In quella piccola che mi chiedeva il collega
proiezione, avendo tre attaccanti, allora già quello lo posso ipotizzare un qualcosina. Quindi o domani o martedì partirà dall'inizio. Ma la difesa, Pisano fortunatamente non ha avuto problemi, quindi si è allenato tutta la settimana. La difesa a Vicenza penso che abbia fatto una buona prestazione. Ho solo piccolo dubbio su... e vediamo. Però ha fatto bene nel complesso tutto, perché non era facile contro quell'attacco lì. Mister, tenendo in considerazione le ultime due partite casalinghe dell'Avellino, che ha incontrato una delle squadre sicuramente, sia come dice la classifica, qualità di organico superiore al Livorno, lei per questa partita ha studiato qualcosa in particolare? Cioè da scendere nel primo momento, nel primo minuto in campo in maniera diversa, cioè aggredire subito il Livorno che potrebbe attenderci o cosa? No, ma aggredire, abbiamo aggredito il Cagliari. Col Cagliari dopo 3 minuti, 6-8 minuti abbiamo fatto gol, abbiamo avuto la palla del raddoppio con Castaldo subito dopo l'undicesimo mi sembra che fosse la palla, quindi li abbiamo aggrediti là, cerchiamo di aggredirli tutti, anche il Vicenza abbiamo cercato di aggredirli, ci hanno aggrediti loro per i primi minuti di partita, questo lo facciamo sempre, questo è un atteggiamento mentale di una squadra che vuole cercare di imporre il gioco all'avversario, ma che sia in casa o in trasferta, personalmente cerco di dare alla mia squadra la stessa mentalità, poi delle volte ci si riesce per merito nostro, delle volte c'è l'avversario che magari prende il sopravvento per qualità loro, quindi che noi domani partiremo forte, sì, lo dico tranquillamente che cercheremo, perlomeno l'input è questo, non è di attendistico sicuramente, è di essere intensi ed aggressivi, e poi vediamo, speriamo che ci riesca, quello che dice lei, qualcosa di specifico, lo si va a ricerca, magari dove puoi trovare un punto debole dell'avversario, magari da fare qualcosa, ma oltre a quello è sul gioco, sull'intensità. Forse. Vediamo. Mister, prima della partita a Vicenza ha detto potessi fare rifiatare qualcuno a centrocampo. Arini molto bene come vertice basso del centrocampo, Paghera forse è appena arrivato, anche se lui ha sempre giocato con il Lanciano, e anche Gavazzi sembra insostituibile. Chi potrebbe fare posto ad Angelo anche appunto nell'ottica di più impegni in pochi giorni? Ah, vediamo. Partiamo da un presupposto che c'è un centrocampo che in un recente passato non molto lontano ha fatto particolarmente bene, quindi penso che sarà quello che scenderà in campo domani, ma quelle non è che non ci siano, se lei guarda alcune conferenze stampe o di presidenti, giocatori o tecnici che ci sono davanti, che hanno 3-4 punti più di noi, tutti parlano di arrivare a 50 punti, tutti, non ce n'è uno che dica una cosa un po' diversa, forse solo il Pescara, e lo diciamo anche noi. Poi se ci arriviamo tanto prima è tanto meglio, e da lì in poi andiamo. Non è per non crearsi illusioni, è per essere realisti. Dentro di noi sappiamo che abbiamo un'occasione importante, la squadra lo sa. La voglia di far bene non può che essere di un gruppo che è motivato e che ha voglia di far bene, e che c'è una bella differenza lottare per un obiettivo importante, no? Quello dei playoff. Noi ci crediamo sotto questo aspetto qui, però non basta le parole, bisogna farlo sui campi. Allora prima facciamo i 50 punti che tutti dicono, ripeto, quelli che hanno 3-4 punti più di me, che parlano di salvezza, e poi da lì, quando li hai fatti in largo anticipo, mi auguro, allora dopo si aprono tutte le porte. È giusto essere realisti, mi piace sempre guardare, non dico volare basso, essere realista. Raggiungi un gradino alla volta e poi vediamo se c'è lo spazio per raggiungerne un altro. Questo è realismo. Poi alla squadra, ripeto, la comunicazione, loro stessi lo sanno, che poter darci e dare delle soddisfazioni alla società, alla tifoseria, sarebbe una cosa meravigliosa, ma per noi. Sono delle situazioni che chi le ha vissute, ho avuto la fortuna di viverle più volte, i playoff ti danno una carica, un qualcosa di estremamente importante. Quindi noi ci proveremo. È chiaro che siamo un gruppo di squadre, come diceva lei un momento fa, ci sono tante squadre in 2, 3, 4 punti e
basta veramente una partita o l'altra, già a fine di questo trittico in una settimana potremo vedere una classifica leggermente diversa, no? Ci sono scontri diretti, non solo con noi, arriva lo Spezia o il Brescia, che sono tutte squadre che ci sono davanti. E quindi vedremo dopo questo trittico, queste sei partite, che si potrà parlare con qualcosa di più definito, secondo me. Ma mi creda, di questo non ho visto la partita domenica, ho sentito un pezzo per radio e non mi stupisce nulla, perché dico che ogni partita in Serie B non puoi mai dire. Io ho visto il Como, noi siamo stati gli ultimi a vincere con il Como, poi ha fatto 7-8 risultati di fila, è l'unica squadra che ha pareggiato a Cagliari, e Cagliari ha pareggiato il 93esimo ed è l'ultima in classifica, e ci mancherebbe. Perché dico che noi non ci possiamo permettere di sottovalutare nessuno, perché questo è un campionato che i livelli, a parte 3 o 4 squadre, ce la giocano con tutti. Io le faccio un rilievo che il Crotone è la squadra che l'anno scorso 8 undicesimi mi sembra, circa 8 o 9 undicesimi, è la stessa squadra che lo scorso campionato è rimasta dalla prima alla 41esima, prima 41esima o retrocesso diretto o play-out. E quest'anno è prima o seconda, in questo momento seconda, ma è stata prima anche per una fase importante di campionato. La stessa squadra. Quindi per la dimostrazione che proprio le regole nel calcio e in campionato di Serie B proprio non ci sono. Chi sono andati via i giocatori dell'anno scorso dal Crotone? Ne dico due. Uno è uno dei giocatori più forti di questo campionato, lo conoscete bene, Ciano, ma l'altro è Maiello, che è andato in Serie A all'Empoli. Ecco, e questo è il calcio, non sono arrivati nomi importanti, è arrivato Budimir, che poi si è rilevato un giocatore importante. Però, ecco, questo è il bello del calcio, dove si può succedere sempre di tutto. Mister, lei è grande amico di coach Sacripanti, una domanda così per sapere se lo ha sentito dopo le Final Eight, sono stati davvero grandiosi i ragazzi a Milano, e quindi per sapere se ha avuto modo di congratularsi. Certo che sì, ho avuto il piacere di conoscere Pino, di stare in un buon rapporto con lui, qualche volta ci vediamo, e sono stati veramente strepitosi. Ecco, cerchiamo noi di essere uguali nel calcio, però faccio i complimenti veramente alla Sidigas, che ha fatto un qualcosa di estremamente bello per la città di Avellino. Speriamo di riuscire a fare anche noi quello che hanno fatto loro finora. Un mini turnover, l'Avellino potrà cambiare faccia contro gli Amaranto, novità soprattutto a centrocampo con l'innesto del rientrante D'Angelo, reduce da un mese di infortunio e con ogni probabilità di sbaffo, dietro le punte che saranno ancora una volta Mokulu e Tavano, in vista di conferma alla linea difensiva, qualche dubbio come ha sottolineato lo stesso Attilio Tesser. Avellino dunque pronto con il 4-3-1-2 per la sfida al Livorno.